Carissimi amici, della liturgia di oggi prendiamo ispirazione dal Vangelo di Giovanni, capitolo 21, versetto 1 a 14. Il contesto è sempre quello della risurrezione del Signore che apparve agli altri discepoli. Oggi è la terza volta che apparve ai discepoli al lago di Tiberiade. Ma per contestualizzarsi ancora di più, ricordiamo che i primi discepoli, la maggioranza, erano pescatori. Quindi sono stati presi dal loro mestiere, di quel mestiere di pescatori, per essere informati e formati dal Signore per 3 anni. Il Signore li ha formati il loro cuore per essere mandati a promuovere la buona notizia. Questi qua, i discepoli, hanno accolto questo invito del Signore e hanno imparato da Lui, anche se alcuni durante questo momento della Via Crucis sono scappati, ma hanno imparato dal Signore di come essere pescatori degli uomini, come promuovere la buona notizia. Il Signore anche ha avuto fiducia in loro, essendo anche persone che hanno i loro limiti, ma pur avendo i loro limiti, li hanno anche lui ha mandato questi discepoli, seguaci suoi, li ha affidato con questo compito di essere la presenza del Signore in mezzo al popolo, nonostante i loro limiti. È lo stesso Signore che ancora affida questa missione di essere portatori della buona notizia a te e a me, là dove siamo, iniziando nella famiglia. Il Signore ci affida questa missione di essere portatori della buona notizia. Sono disposto a portare questa notizia. Quindi questi discepoli, quando hanno visto come il Signore ha sofferto e anche morto, hanno ancora qualche dubbio della sua risurrezione. E per quello che il Signore questi giorni stava apparendo anche ai discepoli, seguaci, per confortarli, apparendo a loro nei loro dubbi, nelle loro difficoltà, nelle loro sfide, nelle loro paure, per incoraggiarli, per mandarli ancora a promuovere questa buona notizia. E oggi Pietro dice: io torno al mio lavoro che facevo prima. Guarda, il Signore lo ha già mandato da un'altra direzione, lui sta tornando indietro. Quante volte anche noi torniamo indietro, e soprattutto a quelle cose negative. Se torniamo indietro, prendiamo solo le cose positive e andiamo avanti, però se torniamo indietro per prendere le cose negative, quelle cose che ci mangiavano, quelle cose che ci facevano male, che facevano anche male agli altri, quello non va. Torniamo indietro per apprezzare le nostre radici, questo sì, le radici, ma nel senso molto bello e positivo, ma non per prendere cose negative, le cose, tornare indietro. Quello che conta al Signore è andare avanti, vivere il presente e andare avanti. E se torniamo indietro, per prendere le cose belle e positive come motivazione per andare avanti nonostante tutto, per imparare dal passato, quell'esperienza, soprattutto quando le esperienze non sono tanto belle. Ma Pietro, come capo, dice: io vado a pescare, torno indietro a pescare. E là anche l'influsso delle parole, dei fatti. Anche lui, Pietro, che doveva essere e che è il capo, gli altri dicono: anche io vengo con te, anche io vengo con te. Hai visto? Se le mie nostre parole sono positive, hanno un positivo influsso. Se sono negative, purtroppo, hanno un influsso negativo. Sto immaginando ai genitori, in famiglia, oppure agli educatori, che quello che diciamo e anche quello che non gli diciamo, che gli altri vedono da noi, è una cosa di bello da imitare. Oppure no. Intanto Pietro va con chi? Va con gli altri discepoli che loro liberamente scelgono. Ritornano al loro primo mestiere, quello di pescare, e lasciano il compito del Signore. E che cosa fanno? Lavorano tutta la notte. Quando vanno lontano dal Signore, tutto diventa buio, notte, non si vede dove si va, si rischia. Si può anche bruciarsi, si può cadere quando ci allontaniamo dal Signore, quando ci allontaniamo dagli altri, viviamo un momento vuoto, tutto diventa buio, non vediamo dove stiamo venendo e dove stiamo andando. È per quello che anche loro, tornando indietro, essendo esperti nel fare pesca, loro non hanno preso nulla perché sono stati lontani da Gesù anche dagli altri.
È quello che succede anche nella nostra vita, che nonostante quelle forze che abbiamo ricevuto, i doni che abbiamo ricevuto, quello importante è che questi doni li usiamo con il Signore e con gli altri, per il bene del Signore, per il bene degli altri. E se andiamo da soli diventa buio, non prendiamo nulla. E quello che è successo anche a Pietro e gli altri discepoli. Abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Forse anche noi fatichiamo tutta la giorno, tutta la notte e non prendiamo nulla perché abbiamo la forza, ci affidiamo solo alle nostre forze umane che sono limitate. Ma dobbiamo sempre coinvolgere il Signore e coinvolgere gli altri. Allora quello che facciamo riuscirà molto bene. E allora ascoltano una voce a quel momento di qualcuno che non subito riconoscono come il Signore, che gli dice: andate, buttate la rete nel lato destro, da quella sinistra. E loro obbediscono a questa voce, grazie a questa parola che obbediscono, che hanno un miracolo di pesca, più di 153 pesci grandi, grossi, che quasi rompevano le reti. Grazie a quella parola, se non dovevano ascoltare questa parola, non potevano prendere nulla. Quante belle queste parole che diciamo all'altro, le parole che diciamo incoraggiano gli altri, sono parole positive, sono parole belle che aumentano, che aiutano, fanno crescere gli altri, sono parole che danno vita, sono parole che rompono, quelle parole che proprio bruciano gli altri, parole che creano tensioni e guerre nel cuore, nella vita degli altri, che siano le nostre parole, parole che danno vita. Come quelle parole del Signore che ha apparso, ha detto: buttate al lato destro, lato favorevole, lato di Dio. E hanno ascoltato, hanno obbedito. Quanto bello quando obbediamo le parole che gli altri che ci dicono, anche quelle parole che vengono da un bambino, gli anziani, anche le altre persone, anche alle altre persone intorno a noi, quelle persone semplici che ci dicono parole belle, se li prendiamo anche se sono semplici, queste parole diventano miracoli in noi, fanno un miracolo in noi. Con le parole che ascoltiamo giorno per giorno, li lasciamo cadere dentro di noi per cambiare la nostra vita, soprattutto quando sono parole che ci incoraggiano, parole belle. Quando io parlo, le mie parole aiutano l'altro oppure distruggono l'altro? I miei fatti, i miei atteggiamenti, sono atteggiamenti che aiutano l'altro a crescere oppure che distrugge gli altri? Preghiamo perché le nostre parole possano costruire gli altri, non distruggere gli altri, perché alla fine di tutto quello che costruiamo è quello che tornerà a noi. E quindi il Signore stesso è riconosciuto quando Lui già fa questo miracolo di 153 pesci. Quel 153 pesci sono pesci diversi, dicono vari tipi, ci sono varie interpretazioni di quella 153, ma vari tipi di pesce, per dire che nel mondo universale siamo tutti diversi, ma siamo diversi, non dobbiamo avere paura della diversità, siamo uniti nella diversità. E questa è la bella cosa, che non sono qua a pretendere che l'altro ci comportasse in modo mio oppure io in modo suo. No, siamo diversi e questa dà la bellezza, diversi dai colori, diversi dalla lingua, dalle tribù, della nazione, e tutti insieme, portando i doni che abbiamo diversi, abbiamo questa diversità. E per quello che la rete non si rompe, rimane unita, e siamo ricamati a essere uniti. E il Signore stesso, come ha sempre fatto, a prendere l'iniziativa, anche questo oggi Lui stesso prepara la mensa già qua. Lui prende l'iniziativa, sa che qualche volta siamo stanchi e sfiniti e preoccupati. Lui prepara la mensa con i pesci, con il pane, e invita i discepoli a dire: venite a mangiare un po', venite un po' a parte, a essere rafforzati, a essere riempiti. E loro non potevano neanche chiedere nulla, perché sapevano che è il Signore, quel Signore che ha sempre nutrito. E una delle cose all'ultima cena che ha fatto è nutrirsi del suo cuore. E Lui oggi, il Signore, che ci sta nutrendo con la sua parola e la sua comunione, la sua eucaristia, per invitarci a essere quello che mangiamo, la parola, per essere parola, per essere la parola di Dio, per essere comunione per gli altri. Preghiamo, carissimi amici, perché il Signore ci aiuti
a continuare a scoprire la chiamata che lui stesso ci ha chiamato, la nostra vocazione, e a vivere in pienezza, godendolo e condividendolo con gli altri, a godere, a gustare la bellezza sua che sta lavorando in mezzo a noi attraverso la vocazione che lui stesso ci ha chiamati. Che il Signore possa aiutarci tutti a godere, a gustare la bellezza del Signore, compiendo e facendo il meglio nostro in quella vocazione che tu hai ricevuto dal Signore, che io ho ricevuto dal Signore, così che ogni momento possiamo essere portatori veri della sua buona notizia in parole e in opere. Che il Signore vi benedica da Gerusalemme, carissimi amici.